Non è stata un'avventura facile per Emma Marrone, che ha da poco confessato la verità sulla sua carriera musicale. Il 2024 è stato, e continuerà ad essere anche nei prossimi mesi, un anno tutt'altro che banale per Emma Marrone, che a maggio scorso ha spento ben 40 candeline. Auguri, seppur in ritardo, all'artista salentina d'adozione che invece di andarsene in vacanza quest'estate ha continuato a tenere compagnia al proprio pubblico. Grandi eventi per la cantante che di recente ha voluto sentirsi più leggera. Confessarsi a cuore aperto molto spesso può fare bene ed è per questo motivo che Emma ha deciso di raccontare a tutti la verità. La sua avventura nel mondo della musica è stata una scalata a mani nude. Queste sono le parole usate da lei per descrivere il proprio percorso professionale, e alla fine le soddisfazioni non sono mancate. Ma come spesso succede, anche nello spettacolo non sempre è oro tutto ciò che luccica. Nel corso della sua crescita sono stati tanti gli alti ma anche diversi i bassi con i quali Emma è stata chiamata a doversi misurare. Proprio di questo, e di molto altro, ha voluto parlare la cantante che presto regalerà al pubblico nuovi lavori. L'autunno ha già in serbo qualche lieta sorpresa per lei. Emma Marrone confessa la verità sulla sua carriera. Insomma, i numeri di Emma Marrone sono letteralmente da fare invidia. Sebbene la critica musicale pensi soprattutto ad alcune sue colleghe, la rocker salentina continua ad essere una vera e propria star all'interno dell'industria discografica italiana che ha fatto di lei una delle sue artiste di punta. Se la cantante è riuscita ad arrivare a questo punto lo deve ai tantissimi sacrifici e al fatto che non ha mai messo i piedi in testa a nessuno. La musica è un viaggio, ha dichiarato Emma al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, dove ha anche parlato di quanto è importante per lei ottenere il proprio posto nel mondo ma senza sgomitare. L'importante è come si arriva a certi numeri. Io mi faccio spazio senza sgomitare, ha poi proseguito l'artista, che tra i tanti meriti ha anche quello di aver trovato la propria strada senza essere un ostacolo per nessuno. Se Emma è arrivata ad essere una delle ariste numero uno in Italia, il merito è soprattutto della sua dedizione e di tutto l'amore che prova per i fan. Questa è la ricetta perfetta del suo successo. Intanto la cantante è pronta a tornare in studio per registrare quella che sarà la seconda parte di Souvenir, suo ultimo album.